Dora Neo conclude uno dei suoi libri con una citazione da Glenn Gould, che dice più o meno così: una nota assoluta non necessariamente deve essere suonata per essere dominante. Pensa che questa affermazione possa avere una qualche attinenza con i suoi romanzi? Senza dubbio, perché quando si scrive si ha in mente una specie di prosa a cui non si giunge mai, che è una prosa a cui ci si avvicina. Ogni pagina è misurabile attraverso l'entità del disastro, tra, diciamo così, una specie di sogno segreto della scrittura e la scrittura che poi invece si realizza. Proust ne parla a proposito di Venteuil, del musicista, la petite phrase, che è quella che poi, questa petite phrase che ricorre nella sonata di Venteuil, che però la si ode e no, che è appena intraudita, traudita, no? Come è udita e non udita, insomma, che è il punto ricorrente, la specie di segreta intermittenza del cuore che non si rivela mai del tutto. Lo scrittore non fa che inseguire questa frase, che se riuscisse a pronunciare, incastonandone tutta l'eternità e la bellezza, lo paralizzerebbe per sempre. È tutta una rincorsa verso questa frase che non si riesce a esprimere e che nello stesso tempo però permea di sé tutte le frasi che si esprimono. E che tenderebbero a questa frase che ingloba il mondo e la sua musica profonda dentro le parole, ma non ci si arriva, ecco, questo è il disastro e la bellezza della scrittura. Blanchot nel libro dell'Avvenire dice che lo scrittore aspirerebbe a imprigionare il canto delle sirene, cosa che non può fare e non fa, e non, perché se no sarebbe la morte e il gelo eterno. Francesco Viamonti ha accettato di presentare ai nostri ascoltatori alcuni dei suoi brani prediletti. Il primo di essi è La Mer di Debussy. Non parlo ma con molto timore, perché non sono molto competente, sono un amateur, così mi piace ascoltare Debussy, mi piace ascoltare La Mer, il prelude alla Premier Fone, i preludi in genere, che mi danno il senso proprio della materia e dell'infinito, dell'impressionismo e nello stesso tempo l'eterno, l'istante che passa e l'eco eterno che esso suscita. Mi trovo un'immanenza, una trascendenza mescolate, insomma, questo il mare proprio dall'idea del movimento che non si ferma mai, che tende a una quiete eterna e nello stesso tempo continuamente è ricominciato. La mer, come dice Valéry, la mer toujours recommencée, la récompense apprise en pensée que l'on regarde sur le calme de Dieu. Questo senso della consumazione del tempo che avviene guardando il mare e nello stesso tempo l'assunzione di un tempo eterno, fino a poco il mare si compone quasi in un'immagine di oblio e di morte, che scolpisce a poco un altro mare, che è il mare dei nostri sogni, il mare di una specie di liquido amniotico nel quale ci si smemora. E poi questi risvegli delle onde, Debussy ne dà proprio l'idea avvolgente e travolgente, e alunata da una grande pace, no? Valéry credo che abbia pensato a Debussy scrivendo Il Cimetière Marin, per esempio. Valéry nel Cimetière Marin credo abbia pensato a Valéry. D'altra parte Debussy, come Valéry, ha lavorato molto su Mallarmé, cioè sono entrambi di estrazione mallarméana. La parola evocatrice dell'ineffabile, la parola enigmatica e misteriosa, che si avvicina al mistero dell'essere, della vita e della morte mescolate nella stessa immagine. Infatti anche Valéry dice, guardando il mare, che il più travail de fais éclair consume men diamant d'imperceptible écume, et quel paix semble se concevoir.
quale puro lavoro di fini lampi consuma numerosi diamanti di impercettibile schiuma, e quale pace sembra concepirsi. E di pontine, quand sur l'abîme un soleil se repose, ouvrage pur de l'éternelle cause, le temps senti et le songe et savoir. Quando sull'abisso un sole si riposa, opera pure d'un'eterna causa, il tempo scintilla e il sogno è sapere. E questa mescolanza di materialità e sogno, di grande grembo e di sapere sognato che mi affascina. E la sento nella musica di Debussy, si sente lo stesso percorso, la stessa traiettoria, dalla materia al sogno, dal sogno alla materia, e poi dalla pace che dà l'oblio e la morte, fino a levarsi in finale del vento, questo vento, le vent se lève, il flottante de vivre, questo cullarsi nel grembo dell'eterno. E Debussy ci arriva attraverso piccole osservazioni, attraverso l'imitazione trasfigurata di un fruscio di una foglia, di una raffica di vento, del fragore di un'onda. Tutto diventa carne e anima nello stesso tempo, no? Questo riportare l'uomo alla primordialità del suo sentire. E fa venire in mente un monumento di Marot, l'âge du fondamental commence, l'età del fondamentale comincia. Sfrondare l'animo di tutto ciò che non è, non si rapporta all'eternità della vita e della morte, alla materia, o matière non va l'oubli, dice Mallarmé, dopo aver cantato l'azzurro. L'azur, l'azur, je l'entends qui sonne dans les cloches, oh matière non va l'oubli. Questo è proprio questa oscillazione che ha la cultura francese fra l'estrema raffinatezza dell'infinito e l'estrema dolcezza della materia. Questa oscillazione costante che viene proprio da Mallarmé, che viene sia, penso, in Debussy che viene in Valerie. E forse c'era già anche, credo che sia, che Debussy abbia anche preso questo dal romanticismo di Berlioz, non so, c'è questa aspirazione a completare la vita attraverso questa mescolanza, come dicevo prima, di vita e morte, di materia e spirito, questa spiritualità della materia, che a me pare molto bella, insomma, e poi rinvergina i suoni, le cose. E serve anche molto per scrivere. Nella scrittura si tende proprio di inglobare tutto, la foglia, il vento, il mare, il moto dell'animo, tutte mescolate nella stessa frase.